Oggi vediamo come montare il ribbon in una stampante zebra. Stiamo vedendo la ZD420, ma il discorso è il medesimo. Allora, questa stampante e adesso anche tutte le stampanti desktop moderne spesso possono alloggiare sia dei ribbon grandi che dei ribbon piccoli. Che significa? Qua abbiamo un ribbon con anima da mezzo pollice e qua abbiamo un ribbon con anima da un pollice. Quando andremo a montare quelli più grandi ci serviranno gli appositi adattatori per alloggiare un'anima più grande. Iniziamo dai ribbon più piccoli, quindi solitamente avvolti intorno a un'anima da mezzo pollice. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è inserire il ribbon nella parte di sotto della stampante. Attenzione che ci sono due tacche per incastrare il ribbon. Guardiamo bene il verso di percorrenza. L'inchiostro sta nella parte esterna del ribbon, cioè qua sotto, perché l'inchiostro deve stare a contatto con l'etichetta. Quindi, come vedete, dalla stampante esce da dietro. Lo tiriamo e lo andiamo a collegare, attaccare, l'attacchiamo con un pezzo di scotch all'anima di recupero che abbiamo sopra la testina. Quindi il ribbon che cosa fa? La parte nuova la mettiamo sotto. Vedete, è un'operazione semplice. Lo ricolleghiamo sopra per quanto riguarda il recupero del ribbon e attraversa tutta la testina di stampa. Se non siamo certi del verso, dobbiamo assicurarci con un'etichetta che l'inchiostro, la parte inchiostrata, sia esterna. Quindi ci attacchiamo l'etichetta e, come vedete, l'etichetta viene nera. Quindi l'inchiostro, quando chiuderemo la testina di stampa, sarà a contatto con l'etichetta. Andiamo adesso a montare sulla stampante invece un ribbon con l'anima da un pollice. Abbiamo gli adattatori con i sostegni, inseriamo il ribbon nuovo nell'apposito sostegno giallo. Attenzione al verso di percorrenza, quindi l'inchiostro esterno, quindi sta qua sotto e quindi deve scendere verso il basso passando da dietro. Lo andiamo ad incastrare, ci sono sempre delle linguette che devono andare nell'incastro perfetto. Poi andiamo a mettere la parte di recupero sopra la testina, sempre stiamo attenti all'inserzione delle linguette, a fare un incastro completo. Adesso andiamo a mettere la prima parte del ribbon nuovo, lo andiamo ad attaccare con uno scotch sull'anima di recupero. Facciamo qualche giro, mi raccomando, perché sia teso. Se non siete sicuri di come di come avete messo il verso, proviamo a fare la prova dell'etichetta. Facciamo la prova dell'etichetta, quindi l'inchiostro deve stare a contatto con la testina. Possiamo applicare un'etichetta adesiva, vedete? E l'etichetta comunque diventa nera, quindi si colora di nero. Quindi l'inchiostro, quando noi andremo ad abbassare la testina, sarà a contatto con l'etichetta. Quindi attenzione a montare il ribbon sempre nel verso corretto.